avvistando nel solito archivio del nonno, ho scoperto che nonostante gli anni, e forse proprio per quello, era un appassionato della velocità e dello sport in genere. Ecco colui che fu il più leggendario fra tutti i campioni del volante, il maestro Tazio Nuvolari. Guardatelo al circuito di Nizza nel 35, mentre supera un campione francese, il velocissimo Chiron. Al culmine della sua carriera di pilota, che aveva iniziato 15 anni prima come motociclista, Nivola, così come era chiamato dai tifosi, era famoso oltre che per le qualità tecniche, anche per la sua spericolatezza. Sul circuito di Monza, per esempio, una domenica, capottò in curva, uscì di strada e rimase ferito. La domenica seguente si ripresentò, sempre bendato, sullo stesso circuito. Si fece le gare sopra una motocicletta. Risultato? Primo assoluto. A Pau, ancora nel 35, un'altra grande affermazione. Sull'accidentato circuito di Nürburgring, la pista più veloce del tempo, letteralmente umilia i competitori. Nel 36 anche gli Stati Uniti devono sbalordire di fronte a Tazio Nuvolari. Sul circuito Roosevelt, il campione mantovano brucia tutti e si aggiudica la Coppa Vanderbilt. Nuvolari vinse 64 gare, correva indossando una maglia gialla, con sua puntata una spilla portafortuna, a forma di tartaruga. Di tartaruga. Proprio lui che correva tanto. Signori, anche questa volta il mio tempo è scaduto. Cedo la parola a Barilla. Barilla offre alle mamme la nuova pastina glutinata integrata con germe di grano. L'alimento sicuro per tutti i bambini e per tutte le età della vita. Siamo bimbi sani, sapete perché? La mamma che è trovata ci dà la nuova pasta Barilla, che è pastina glutinata. Una scatola di 200 grammi, 140 lire. Questa è la pastina glutinata per tutti.